Cuneo è pronta per un sindaco donna? La risposta migliore a questo interrogativo l'hanno data i circa 150 cuneesi che lunedì hanno riempito la sala IACP di via Medeo Rossi per un dibattito organizzato dal Comitato Provinciale di Se non ora quando tra Patrizia Manassero e Franca Giordano, le due candidate del centro-sinistra alle primarie del 27 novembre. L'incontro, moderato dal giornalista di Cuneo 7 Sergio Peirone e caratterizzato da un certo fair play, ha evidenziato come i punti qualificanti dei rispettivi programmi siano sostanzialmente sovrapponibili. Certe prese di posizione su urbanistica, ambiente, lavoro, giovani, rappresentanza femminile, insomma, sono parse abbastanza simili. Diverse si sono rivelate invece le personalità in campo. Da una parte si è così potuta percepire la concretezza della democratica Patrizia Manassero, attuale assessore al bilancio del comune di Cuneo. Le risorse sono veramente poche e i tempi sono complessi, bisogna fare due cose, bisogna essere molto trasparenti e molto sinceri con i propri concittadini e dire quali sono i problemi reali e quali sono le alternative. Nel contempo bisogna investire in professionalità e investire anche nella rappresentanza per ottenere finanziamenti esterni e per ottenere tutte quelle risorse che anche attraverso gli investimenti dei privati possono arrivare sulla città. Dall'altra parte è emerso l'entusiasmo di Franca Giordano, dirigente scolastica provinciale senza esperienza politica e forse per questo più vicina ai cittadini. Speriamo di superarlo questo momento per il bene di tutti noi, per il bene dei cittadini e soprattutto, torno a dire, per i nostri ragazzi che hanno diritto ad avere un futuro che li riconosca nella loro individualità e che li riconosca per le idee e per la creatività e per quello che di concreto loro potranno fare per il futuro che si devono costruire.